Child, now it's showing its own face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets. Io non ho vergogna il videoclip musicale che l'attrice Loredana Simioli ha realizzato e presentato al Cardarelli di Napoli perché la malattia non deve intimorire e ridurre al silenzio ma va sfidata con forza e coraggio. Loredana da un anno combatte contro un tumore, si è sottoposta ad operazioni, fa i trattamenti kenio e ha pensato di rendere pubblica la sua non facile esperienza che condivide insieme ad altri ammalati, ai medici e al personale infermieristico del Cardarelli. L'idea del video le è venuta proprio mentre faceva la chemio, ha immaginato che tutti cantassero e ballassero, una visione insomma, per contagiare anche chi non ha la malattia, il mondo insomma, che sta fuori. Dell'ospedale, le terapie, i dubbi, le paure di chi invece eh, la vive. Una visione anche liberatoria, come quando Loredana, avete visto, ha lanciato via la parrucca per dire che non c'è di che vergognarsi per il fatto di non avere capelli. E anche un forte segnale a favore della prevenzione. In bocca al lupo a Loredana e a quanti fronteggiano le malattie tumorali. Ben trovati a Studio Sera, benvenuti ai nostri ospiti. Lello De Stefano. Manager Telecom o ex presidente dell'Alto Calore, come preferisci. De Stefano e basta, eh, titolo invece importantissimo e meritato, Don, Donatella Camerlengo, responsabile del registro dei tumori della, di Avellino, eh, Modestino Acone, professore emerito. Uh, finalmente un sottopancia tra i più azzeccati per le nostre trasmissioni e per i nostri oggi. Giurista, è proprio vero, abbiamo oh, un ospite che stasera è veramente un giurista, Modestino Acone, non solo, ma tante altre. Cose ben trovato ad Andrea Giorgio, vicepresidente di Confindustria Avellino, dobbiamo necessariamente cominciare con la dottoressa eh, Camerlengo, ma insomma è così ancora forte, diffusa eh, il timore, la vergogna quasi di eh, testimoniare una malattia che ha a che fare con il cancro, con le patologie, con le patologie neoplastiche. Non è tanto diffuso, ma certamente c'è il timore comunque di ammalarsi. Per le donne, in, Italia, in particolare credo. Soprattutto per le donne, perché vengono meno dei requisiti sostanzialmente che identificano appunto la femminilità. Potrebbe essere questo il motivo e la giustificazione dell'eventuale ehm, diciamo, vergogna, ecco. ma non c'è nulla di cui eh, appunto vergognarsi. Con la dottoressa Camerleno, faremo un po' il punto sui dati. Eh, pubblicati, resi noti, pubblici ieri dal, dall'Audia Avellino il registro dei tumori che abbraccia un periodo di tempo che va dal 2012 al, 2000, al 2013, no, vediamo vedremo, dal un 2010 al 2012. 2010, 2012. Ilennio 2010-2012. Ecco, si stanno cominciando indagato... a raccogliere i dati del 2013. Uh, sì siamo in fase di elaborazione dei dati dell'anno 2013. L'annualità dell 2010-2012 sono degli anni che hanno dato un, un tasso di incidenza inferiore alla media, a quello nazionale e in linea o leggermente inferiore a quello delle altre, degli Regioni altri registri del sud del, sud, del pool del sud. sud. Certamente, e stiamo elaborando appunto il 2013. Quelli ecco. che abbiamo presentato sono dei dati... lo diciamo tra un attimo, <ride> va bene? Lo diciamo tra un attimo, eh, professore Ago. Che tempo è quello che viviamo, secondo lei? In che senso? E il tempo, non solo quello meteorologico? No, che... diciamo riferito a questi problemi? O no, in no, generale. riferito al tempo che viviamo, quando usciamo, le cose nelle quali ci imbattiamo, inciampiamo, il panorama, lo scenario. Mi dia una foto di scenario: è, è Un scenario di una vita meccanica che è priva di spiritualità. Che vuol dire? Eh, tu sei intelligente <ride> e capisci. Ho capito forse, eh. ho capito. E pensa Siamo da vecchino, degli automi ma... che lavorano eh. ogni giorno fanno le stesse cose, ma non capiscono. Cioè, ci sono dei, dei, delle bellissime parole del Dalai Lama che dicono gli uomini dell'Occidente lavorano per fare i soldi e poi spendono i soldi per recuperare la salute. Eh, sì. eh. Eh, voglio appena ricordare eh. insomma, che Modestino Acone. Il significa... professore emerito di diritto processuale civile, sì, no? allievo di Giuliano Vassalli, eh, socialista eh, sinistra lombardiana, è stato consigliere comunale di Avellino per cinque anni fino all'80, e poi per dieci anni dall'85 al 95, è stato. Senatore della Repubblica nella legislatura 87-92, a lui anche al suo decisivo contributo si deve la riforma eh, che ha introdotto il giudice di pace in questo paese: la riforma del processo civile, la riforma del processo amministrativo. Mica pizze e fighi direbbe qualcuno. Eh, non so, mica facevano voti questa legge. Eh. Eh. Lei faceva le leggi eh, i voti li facevano le clientele. Eh. eh. Eh, perciò siamo a questo punto. De Stefano, <ride> che la personalità del professor Acone è una personalità che appartiene alla prima repubblica, qualcun altro, insomma, vecchi Faye. arnesi, roba da dimenticare. E invece, invece... Oh. Ma io ho un ottimo ricordo: è stato mio professore di, di procedura civile, vado orgoglioso del suo trenta e lui. Anche... Beh, anche qui, quando è arrivato in televisione, abbiamo trovato un paio che hanno fatto li ha promossi tutti sì. con mia grande e Devo anche Comunità. dire che lui... No, so. C'è lui... che... ma... stato che è venuto pure sei volte, sette volte. Ah, ecco. Eh. Lui quando... C'era affezionato, professor Accune. No, era non per era questo. affezionato, era lui che lo studiava <ride> Quindi, De Stefano... no, quindi diciamo, poi ho un ottimo ricordo del periodo in cui, a proposito di cambiamento, noi, diciamo, avevamo l'esperienza con Di Nunno Ricordo bene come lui sconsigliò a tanti di noi, di nonno in primis, disse attenta alla salute quando diciamo, lui accettò a noi di proseguire di, nella professione, che la politica poteva mm. portare a cose... Beh, però insomma possiamo essere orgogliosi di aver fatto delle cose importanti <ride> e, e lui è stato per noi un esempio. Io ricordo quando finimmo l'esperienza... Nel 2003 con Tonino Di Nunno e ci fu quella spaccatura interna sì. al centro-sinistra, era l'unico nome che poteva mettere insieme noi dissidenti, me, Gengaro, altri che ecco. insomma stavamo per il buono che il professore Acone, è come dire, non, non rimpiange nessun passato e queste, guarda al futuro, guarda, guarda in avanti. Ma per guardare al futuro e guardare in avanti, Andrea Giorgio, se dovessimo con un'immagine comprensibile a tutti, o almeno ai più. Definire un progetto innovativo eh, dal punto di vista imprenditoriale oggi in provincia di Avellino nel mezzogiorno quale sarebbe? Proviamo a descriverne uno. Lo dico perché ieri c'è stato un roadshow a Confindustria su premialità, formazione, buone, buone pratiche e tutta una serie di cose che riguardano le piccole e le medie imprese che sono il tessuto connettivo eh, del, 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 dell'impresa italiana. Beh, per fare innovazione cioè, è un problema culturale, quindi innanzitutto bisogna, bisognerebbe avere un approccio all'innovazione fondato su come dire, una naturale propensione alla, alla modernità. Um, in provincia di, di, di Avellino come devo dire, un, è un insieme così piccolo che immaginare di fare un progetto innovativo che in qualche modo parta, parta, parta da qui è sicuramente basato sulle, sulle nuove tecnologie, sul, sul digitale. A proposito di che tempi viviamo, viviamo una transizione economica da quella che viene definita l'era del, del petrolio all'era digitale, con tutta diciamo, la, la, la possibilità e la, andare a verificare quello che è l'adattamento comunità, delle comunità per come le abbiamo conosciute a questo nuovo, questo nuovo modello. Io tenderei a dire che quella che viene indicata come come crisi è in realtà una, una crisi di adattamento più che una crisi economica, perché poi in realtà i valori su alcuni comparti sono così in crescita che immaginare di, di, parlare di crisi, immaginare che si parli di crisi economica insomma, è un controsenso. Mm. Professor Aconi il 10 e il 24 giugno gli avellini si sono andati al voto, eh, hanno dato vita a questo fenomeno altrimenti detto dell'ANA un sindaco senza maggioranza. Noi da qui l'abbiamo definito un voto strabico, ma volutamente strabico. Al primo turno si premia l'ancien regime, potrebbe dire qualcuno, al secondo turno si punta su uno sconosciuto, evidentemente per vedere l'effetto che fa, per vedere di introdurre una promessa di cambiamento, che stando però ai fatti di questi mesi non è che poi come dire, sia stato strabiliante, tu, tutt'altro. Lei come lo l'ha valutata, questa scelta apparentemente strabica degli elettori avellinesi un ma terzo degli avellinesi, lo... anche di meno, ha votato il 24 giugno voglio ricordarlo sì, ma sempre capita questo nel ballottaggio non è una cosa che capita da solo adesso come la voglio decifrare questa cosa con un senso di malessere e soprattutto con il rifiuto della vecchia classe dirigente cioè, quando eh, quello che è successo in Italia, ieri è successo in Germania, eh, 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 e la, la, la Merkel ne ha preso atto, la persona per bene, intelligente qual è, ha detto basta, non voglio fare più niente, non cioè, faccio niente. Cioè, la Merkel ha detto, è segre... meglio uscire sconfitta <ride> che strafacciata. Allora, qua non è il problema, perché hanno votato questo e non hanno votato quello. Il problema è che se la vecchia classe mm. dirigente non si rinnova, continua a dire le stesse cose per 30 anni promette e non mantiene la gente spera in un cambiamento e il cambiamento lo identifica con una persona sarà Tizio Caio oggi Sembronio domani ma questo è un fenomeno generale in, tutta, in tutto il mondo se pensi che tu che, che gli americani hanno eletto Trump presidente degli Stati Uniti ti rendi conto che, che non c'è una ragione logica, razionale ma c'è soltanto una protesta rispetto a una classe dirigente che sostanzialmente faceva i fatti suoi. Mm. Eh, il problema sta qua. Il problema le... poi sono le ricette di Stefano, con il quale poi parleremo un attimo di alto, di alto calore questo, questo progetto di risanamento che deve partire o dovrebbe partire con l'aumento di capitale senza il quale tutti gli step previsti dentro. Questo piano di risanamento non avrebbero, non avrebbero più, più senso, però il problema sono le ricette, riguarda è il caso anche di Avellino, perché insomma se eh, alla esasperazione si dà la seguente risposta, come abbiamo cercato di spiegare in altri momenti del nostro palinsesto, e cioè che anziché pensare a far stare un po meglio tutti, si pensa piuttosto a far stare peggio tutti alla stessa maniera perché un po' questo si sta verificando tutto sommato, sì. in prospettiva io vedo questa cosa, non vedo un miglioramento eccetera, vedo questa cosa se le ricette sono quelle che ci vengono presentate se non propinate diciamo. Il problema è esattamente questo, cioè ehm, trasmettere alle persone illusioni Uh, immaginare che il cambiamento sia soltanto diciamo, quello che l'altro voglia sentire e evitare le scelte difficili. Basta pensare alla capacità dei 5 Stelle di intercettare le esigenze di cambiamento di cui parlavamo prima, o il risentimento di gran parte della popolazione per, per quello che magari non è andato, per uh, la necessità di lavoro, di assistenza che c'è, però. Eh, il consenso comincia a vacillare perché una cosa è quello, uh, la promessa o eh, disegnare il paese di Bengodi, altro è eh, realizzarlo e soprattutto calarsi nelle scelte più difficili. Succede a livello nazionale quando ti trovi a dover scegliere tra categorie, c'è diciamo, una riflessione molto importante, il populismo di Salvini fa breccia perché comunque... Esiste una tradizione, una storia di amministrazioni nella ex Lega Nord e il vento del populismo che c'è in Europa. Invece, quello che è la ricetta, parliamo così, da paese di Bengodi, di cui spesso parli tu nelle trasmissioni e poi no, si no, scontra io, con la realtà io vorrei vivere nel paese di Bengodi eh, no, perché non dovrei stare sono. qui ad importunare voi e ad importuna cioè, mi farebbe enormemente piacere dire. ma il purtroppo, è purtroppo è che... non è così quindi eh. tocchi eh, pensiamo a tutte le promesse che vengono fatte mm. e non si può governare senza scontentare qualcuno eh, io ho letto domenica sull'Espresso un bell'articolo di Deris non so se il professore l'ha letto Oggi chi il professore non legge i giornali, giornali, non, non si sono fida. Sono sei anni che non lo si fida il professore. Forse <ride> so questo è argomento più di Giorgio. La piattaforma Rousseau comincia a pensare, eh. a trasmettere, sempre con questa esigenza di saltare i livelli intermedi di rappresentanza, che chi governa deve essere interprete della volontà del singolo. Certo. Quindi stanno già come dire, facendo un altro passo in avanti c è, c è, c è. rispetto a quello da che Da qui fioriscono qui. le. Casalinghe informate 93 che danno lezioni sui problemi di altri a Burio, però, però vabbè, gli altri devono la, rendersi conto di tutto certo. ciò. Eh, non so se la, la dottoressa Camerlen eh. ha tempo per occuparsi no, di eh. queste cose eh. o no. Tiene tante cose serie da fare, eh. Eh? no, diciamo che mi occupo molto di altro. Sono molto tecnico di altro. Le do una notizia a proposito dei. Dei tumori, dei, tumori, dei tumori al colon retto, perché alla chirurgia universitaria delle Molinette a Torino ha effettuato un intervento, ha sportato un tumore senza cicatrici su un paziente di 80 anni utilizzando appunto questo robot endoscopico che si chiama Flex Robotic, l'intervento è riuscito e questa è una buona notizia sul piano della ma dicevamo un attimo di, 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 del registro dei tumori dell'ASL di Avellino. Lei ha anticipato che c'è eh, i dati di incidenza e mortalità, poi più avanti vedremo delle grafiche, sono inferiori ai dati nazionali e inferiori ai dati degli altri registri o in tumori. Linea del mezzogiorno. C'è un problema che però ha sottolineato proprio ieri il governatore De Luca quando è stato qui ad Avellino per la presentazione del registro e cioè dice c'è ancora poca prevenzione, registriamo la non elevata affluenza dei cittadini ai test preventivi e gratuiti eh, che riguardano il seno, la cervice uterina e, e, il, colon, e il colon retto. Perché non non, 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 le, le ragioni di questa scarsa affluenza di questa scarsa propensione diciamo. posso sì. possiamo bloccare per non parte. possiamo bloccare niente siamo in diretta allora io non mi occupo precisamente de, nello specifico di screening, il registro tumori si occupa di altro, è uno strumento anche per gli screening, nel senso che vengono utilizzati questi dati per capire e valutare come vanno le campagne di screening ecco. eh, questa, quindi come, eh, si, se c'è un aumento delle diagnosi, eh, delle, diagnosi delle prime diagnosi di tumore, ma penso che per gli screening ci siano persone ehm, e colleghi più... Ha dentro di me nello studio appunto della valutazione degli screening, l'ha spiegata così bene perché ci dovevamo <ride> fermare ai non... <ride> timori Vabbè. infondati. Allora vediamo un attimo però il primo grafico che riguarda appunto eh, i dati principali del, sì. del registro tumori: quanto è emerso nel triennio 2010-2012 i morti per tumore in questo triennio in provincia di Avellino. No, dobbiamo vedere il primo, non è questo. I morti per tumore dobbiamo vedere, sono eh, eccoli lì. No, no, sono io, sono io che la mia vista è la mia età. che Ormai non mi sorreggono. Non sono 3362. Sono stati in questo triennio in provincia di Avellino. L'età media della mortalità. Per gli uomini 74 anni e 3 mesi, per le donne 73 anni e 1 mese, ma la dottoressa Camerlengo mi diceva che il dato che riguarda le donne è, è, va eh, corretto in aumento, se non sbaglio. Dunque, eh, dato che la mortalità causata per neoplasie negli uomini è sostanzialmente eh, ascrivibile al tumore del polmone, che ha sì. una prognosi eh, purtroppo infausta, Viene spostata, viene a 70, cioè la mortalità negli uomini è più o meno di 74 anni o meglio l'incidenza è intorno all'età di 74 anni con una mortalità di 5-6 anni mm. spostata di 5-6 anni in là quindi intorno agli 80, agli 80 anni per le donne poiché la prima causa di mortalità per patologia oncologica è il, la neoplasia della mammella che ha una prognosi migliore di quella del polmone negli uomini Um, abbiamo una mortalità che si sposta perché eh, se l'età di media di incidenza è di, di 68 anni, abbiamo un decennio invece eh, di, di sopravvivenza delle donne, questo dai dati ovviamente elaborati dal registro tumori. C'è una ventino. ragione epidemiologica che in qualche modo state ricostruendo, avete già ricostruito, e e che riguarda diciamo così, questo elemento eh, particolarmente significativo che riguarda dalla provincia di Avellino e cioè eh, i tumori alla tiroide eh, che riguardano le donne, i cui tassi di incidenza sono più alti sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media del mezzogiorno. C'è già una spiegazione per questo o, o no? Sì, il dato ci ha dato qualche perplessità, pertanto l'abbiamo approfondito. E approfondendo abbiamo eh, elaborato appunto questo studio con il quale eh, siamo, abbiamo raggiunto la, la, la conclusione che questi microcarcinomi questi micro che sono del tipo papillare della tiroide eh, sono definiti in epidemiologia a volte incidentomi, nel senso che sono eh, ritrovati per maniera incidentale eh, su pezzo operatorio di gozzo. Eh, quello che voglio dire è che eh, sono dei tumori innanzitutto le cui dimensioni sono inferiori ai 10 mm, eh, non vengono, vengono diagnosticati su pezzo operatorio, quindi all'esame all istologico del gozzo rimosso dei pazienti mm -hmm. vengono reperiti e le linee guida parlano tra l'altro di sorveglianza attiva, pertanto eh, se mai dovesse esserci questo questo microcarcinoma dovrebbe semplicemente in vivente dovrebbe essere semplicemente sorvegliato. Ecco. Mm. Quindi c'è un'accentuata una, um, diagnosi piuttosto che un aumento dell'incidenza. Ecco. Mm. Torneremo, nostra... torneremo tra poco, nella seconda parte, vedremo altri grafici eh, più nel dettaglio con le, le varie tipologie diciamo, eh, delle, delle malattie tumorali in provincia di Avellino. Professor Racone, ma perché mancano le elite? Questo vale forse per Avellino, vale per il paese? Eh, non no. ci sono più le elite, è un dibattito che sta... Perché, perché è cambiata la, la società. Le elite prima... Cioè, siamo elite... diventati tutti più scemi. No, eh, perché eh, oggi se... non, non, se... non, se non conta il pensiero individuale, ma conta il pensiero collettivo. Mm. E quindi è chiaro che non si può personificare, come si faceva prima, con un soggetto un'idea, L'idea diventa un, un fatto collettivo, diventa qualcosa che addirittura non si può capire da dove viene e dove va, ma orienta. Senta, lei è stato per tanti anni docente universitario. Eh, eh, che che nesso c'è, se c'è, io credo che ci sia tra l'università e appunto è un paese che sembra non avere più elite, ma appunto una collettivizzazione? Ma, della mediocrità in qualche ma, modo l'elite era, era anche il, il risultato, l'effetto di una società dispari, di una società che emarginava una serie di, mm. di masse, oggi la scuola è una scuola per tutti e l'università è un'università per tutti poi è la scuola che deve formare le competenze più che l'elite perché l'elite erano anche talvolta camuffate da incompetenze, insomma. Ecco, eh beh, no, no. quelli si chiamavano parrucconi, eh, quelli cioè, si chiamavano eh, parrucconi. Adesso questi, questi qua, diciamo che, che oggi vanno, dopo l'università vanno via, sono le elite che perdiamo, ecco. se vuoi parlare di elite, per me sono delle persone, delle persone che trovano altrove il modo di esprimersi e di migliorarsi e, e di dare il contributo che possono dare, eh. questo in medicina è molto importante, sai? oggi con, i, con, i, con, i, con gli strumenti con cui si può operare a distanza o comunque con la facilità con la quale si possono raggiungere altri paesi, e, e, e molti, molti giovani medici italiani eh, scelgono di fare un lavoro fuori dal nostro paese, ma questo è è un problema serio del quale ci si dovrebbe per, ecco, per preoccupare. Insomma. Un paese, una provincia, regioni del mezzogiorno che scontano in qualche modo un, una insufficienza di elite eh, producono diciamo così, per la proprietà transitiva problemi anche al tessuto produttivo, imprenditoriale, Andrea Giorgio. C'è un tema in questo momento, diciamo, sulla, sulla parte del, delle smart skill si chiamano, cioè nel senso di tutte le figure professionali che occorreranno per quelli che sono i lavori che stanno, che stanno per arrivare. Cioè noi dobbiamo partire da un, da un dato certo, che nei, nei prossimi dieci anni la metà dei lavori che conosciamo non esisteranno, non esisteranno più e quindi occorrerà una nuova classe di competenze eh, tutta da, da, da formare, tutta da in qualche modo anche, anche inventarsi e che rispetto alla quale eh, l'organizzazione diciamo, complessiva della formazione classica quella mm. basata su, insomma, sugli strumenti a cui faceva riferimento il professor Agure non sono sufficienti, probabilmente diciamo, gli interventi che si stanno facendo sugli ITS che iniziano delle prime forme di specializzazione possono iniziare ad essere un palliativo, la verità è che in realtà noi non stiamo guardando assolutamente a quello che sta per avvenire, che diciamo, in termini politici, in termini sociali, dieci anni è un battito di ciglia, quindi dovrebbe essere una cosa sulla quale ci dovremmo attenzionare fin da adesso per non rischiare. Che fine di, ha fatto 4.0? Pre... Il telegrafico, dobbiamo dare in pubblicità. 4.0 continua per un conteggio fatto dallo stesso governo. Si dimezzano, si dimezzano i fondi, ma oramai è un processo diciamo, senza, senza soluzione di continuità. Che deve essere necessariamente portato eh avanti. E però fondi, deve essere necessariamente portato avanti. Sul quale va fatto un eh grande sforzo, di di si dimezzano i fondi. Si astrella dappertutto. Si tolga... Vabbè, torniamo in un'altra occasione su questo. Andiamo in pubblicità, ritorneremo. Uh, con i 140 milioni di deficit dell'alto calore, che non ha fatto tutti De Stefano, no? No, eh, vabbè, adesso lo scopriremo solo vivendo tra poco. C'è stato un dibattito che ci siamo persi perché eravamo in pubblicità tra il professor Acone e Lello De Stefano sul destra-sinistra, Movimento no, 5 no, Stelle. No, no, dietro, no. Destra, no. No. La prossima volta lasciamo telecamere accese anche durante Vai. la pubblicità. Comunque i 140 milioni di, di debiti dell'Alto Carole. Lello De Stefano. Saltiamo per una... doveva essere con noi Carmine De Angelis, sindaco di Chiusano, che sostiene una tesi autorevole, eh, legittima, ma insomma, eh, che sarebbe stato utile confrontare magari qui con... De Stefano De Angelis oggi era impegnato a Roma, quindi non è stato possibile che si fosse può sempre qui. fare, si può sempre fare. Comunque, eh, detto di questi 140 milioni e prescindendo per il momento dai vari step, il piano pre predisposto eh, da De Stefano prima che andasse via dall'alto calore, insomma, facendo salvi tutti gli altri step, il problema che interessa intanto sul quale vorrei subito discutere è il seguente. Chi sostiene, i sindaci, che eh, l'aumento del capitale eh, e questo piano porterebbe eh, la gestione del ciclo integrato delle acque nelle mani dei privati dice una cosa che ha un qualche fondamento. Da qui abbiamo cercato di argomentare, di fare delle osservazioni. Non mi sembra proprio in ogni caso chi dice che l'aumento di capitale e questo piano di ristrutturazione e riqualificazione alla fine consegnerà la gestione dell'acqua ai privati, che fondamento ha? No, nessuno, nel senso che eh, la, 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 diciamo, la, la scelta fatta con il piano è quella di eh, togliere il velo dell'ipocrisia rispetto a chi eh, ha sempre rinviato. Eh, la scelta della gestione pubblica dell'acqua l'abbiamo fatta già un anno fa, quindi non oggi, quando eh, si è eh, deliberato in assemblea di aggiornare, secondo i canoni della legge Madia, le, diciamo, le caratteristiche della società per azioni Alto Calore. Questo ha ehm, determinato un percorso che, partendo dalla situazione della debitoria, rilevantissima, determinata, non stiamo qui a, ad analizzarne no, le cause, eh, no. sicuramente da costo del personale, energia e varie cose che sono state fatte nei 20, 30, 40 e 50 anni in questo settore, però eh, la legge Madia con il piano di ristrutturazione, quindi con l'articolo 14 della stessa legge, per le eh, società in difficoltà, con deficit strutturale come quello del bilancio di alto calore, determina una via d'uscita legata a determinate caratteristiche. La prima, se tu scegli la gestione pubblica dell'acqua è ovvio che i sindaci non devono far morire la propria società, altrimenti, secondo i canoni della Madia, per gli anni a venire, se l'Alto Calore dovesse fallire, perché la mole debitoria è rilevante, quindi significa. Eh, come dire, raggiungere procedure come quelle del concordato fallimentare e poi altro che ovviamente noi non ci auguriamo, la eh, società pubblica, quei 126 comuni non potranno più metterla in campo. Per cui, eh, che, lo succede, sta... che succede se non c'è l'aumento di capitale? Se non c'è l'aumento cioè, di capitale, ho l'impressione, o penso di aver capito, che senza aumento di capitale aumentino esponenzialmente le possibilità che l'acqua finisca sul mercato e quindi finisca in mani, mani private, senza che necessariamente le mani private significino le mani di filibustieri, abortori, delinquenti, pregiudicati. Sono... No, per stare però alle ragioni che dicevamo prima, l'acqua finì ai privati se facciamo questo piano. Prego. La norma prevede che nel caso in cui, come dicevamo prima, fallisce la società pubblica, e, eh, automaticamente quei comuni non possono più fare una società pubblica in quel settore. In più, l'ente regolatore che nel nostro caso... È cioè vengono messe in vendita no, le quote dei sindaci, le quote dei comuni. Una potrebbe essere quella diciamo, della uh, messa con evidenza pubblica sul mercato di quelle quote. E quindi quote. le può comprare oppure, chiunque quelle quote? Oppure che le, se, Quelle quote le può comprare sì. chiunque? Assolutamente sì, anche se, diciamo, nel caso oh, di specie ovviamente verranno messi alcuni paletti, mi auguro, insomma, come già il piano traccia, eh? nel senso che le mm. eh, opzioni sono quelle dell'evidenza pubblica sul mercato, ma è ovvio che il mercato in questo caso specifico può interessare principalmente i player del settore, Acquedotto Pugliese, che è una società pubblica e che come sappiamo negli anni mai nessuno ha fronteggiato in maniera... Eh, autorevole e, e, e rigorosa come spesso abbiamo fatto in questi anni e, e i player come ACEA 2A che eh. sono sul mercato e che realizzano utili ma che comunque offrono Poi un po' di Roma Poi torneremo su di quello che prevede il piano per quanto riguarda l'aumento di capitale che all'inizio lo facevo pure io, molti si ostinano ancora a chiamarlo a chiamarla ricapitalizzazione, non è una ricapitalizzazione. Vogliamo spiegarlo così quelli che continuano a dire ricapitalizzazione capiscono che è un aumento di capitale, lo faccia lei. L'aumento di capitale praticamente, la ricapitalizzazione si fa quando bisogna ripianare le perdite, mm. nel nostro caso invece l'azienda si rilancia eh, aumentando il capitale da 27 milioni e mezzo a 52. Quindi significa dando maggiore solidità. Si tratta di 25 milioni 25 di euro l'aumento sì. di capitale, poi vedremo in che modo che il piano prevede. Ma se messi, che se è messo debba... a confronto, mi faccio aggiungere sì. questo pezzo. Nei 135, lei parla già di 140, forse perché vede già il bilancio dell'anno prossimo. Nei 134 milioni e mezzo di euro. Eh sì, perché eh, diciamo ci sono stati 140 C'erano circa, circa 20 milioni che sono già degli stessi. Dico 140 soci. perché nel frattempo è aumentata la quota di morosità eh beh, e negli, ultimi, negli ultimi mesi, complessivamente la no, morosità dell'alto calore pesa per 8 energetico. milioni, pesa no, più che questo che invece nei bilanci mm. fa parte di, del bilancio di cassa, non di quello. Ho capito, di Torniamo quello... tra poco però su, su, per vedere come i sindaci che dicono... Non solo non ci abbiamo i soldi, ma siamo anche creditori del, del, dell'alto calore. Vedremo e spiegheremo nel piano che cosa si prevede per, per rendere possibile questa, questa operazione. Modestino Acone, ma io ho definito De Stefano un po' ha condiviso quando ho dato questa immagine. L'alto calore che cos'è? Che cos'è cos stato? Io l'ho definito. Insomma, una cosa a metà tra l'osteria e, e il ministero, l'osteria degli amici e il ministero, facendo salve tutte le professionalità, le competenze, i sacrifici che nel corso dei decenni, anche tuttora devo ritenere, fanno i dipendenti e i lavoratori del, dell'Alto Calore. L'Alto Calore di oggi? Una sua, io, ho detto, calore. io ho detto osteria, un po' osteria degli amici, un po' ministero e tante tante competenze Quello mi era gioiello, la sua fotografia l'alto calore era un gioiello quando è nato è stato creato attraverso una scelta per il pubblico noi eh, parliamo tanto di pubblico e di privato allora si scelse il pubblico e eh, credo che dobbiamo dare merito a Fiorentino Sullo che ebbe l'idea di, di questa società che poi ha avuto un, un tempo di splendore anche perché la nostra provincia è una provincia così ricca di acqua che è un peccato a Dio far, far eh, guadagnare i soldi. È d'Europa, eh, eh, quindi perciò. Se uno va a Caposele e vede quello che ha fatto l'acquedotto del Sele, eh, si, rende la conto, si rende conto della ricchezza che abbiamo. Poi, naturalmente, la politica, qui tutti i partiti ci hanno fatto la loro parte. È diventata una politica clientelare che naturalmente ha ingrossato le fila di una, di una, delle persone che, non, che, non avevano, che forse, non erano necessarie, forse non erano necessarie, ma che hanno poi pesato sul bilancio di questo, di questo ente. E questo è stato il periodo in cui l'Italia ha fatto gli sperperi maggiori. Partiamo dagli anni 70 per arrivare mm. agli anni agli anni 90 e eh, 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 poi venendo giù. E, eh, si è trovato questo quest ente in una situazione di grave dissesto. cioè eh, Quello che succede, che è, è, è curioso, è che i creditori dell'Alto Calore sono proprio i propri comuni che sarebbero i propri proprietari dell'Alto sì. Calore. Sì. 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 Cioè ci si troviamo di fronte a una cosa ah, veramente ma... bizzarra, insomma, no? Sono creditori e debitori, a allo stesso tempo. Naturalmente ci sta chi è solo creditore e chi è solo debitore, perché non tutti i comuni sono uguali, insomma. Però il problema eh. del dissesto esiste, non è, non è che non esiste. E se si mantiene questa, questa, questa entità che chiamiamo Alto Calore, eh, non lo so perché... Eh, e sopravvive a se stessa insomma, Beh, insomma il piano redatto <ride> che De Stefano ha fatto, la svolta, qual è la svolta? a Pozzoli qual è la svolta? la scelta è tra il pubblico e il privato eh. Eh, ci sta poco fa. se il pubblico è in grado attraverso queste queste idee che vengono fuori da una legge statale e che sono applicabili alla, alla, alla A cui ha seguito poi la legislazione eh, questo, regionale che, riesce, ha eh, che ha costituito avere, gli bisognerebbe avere attimali. una qualche, non dico sicurezza, ma una qualche probabilità che l'operazione riesca, perché i comuni sono stremati, in quanto i nostri comuni non hanno più le forze economiche che avevano una volta. Se un comune aveva 5.000 abitanti, adesso ce n'è 1.800 Incassa molto meno per poter far fronte a, no, alla, alla... Non solo incassa molto meno, eh. ma deve provvedere con quello che incassa. Con il 70% di prestazioni e servizi rispetto se invece, se invece, alle quali lo Stato concorre soltanto con il 30%. Se invece, e quindi... se invece eh. Eh, questo non è possibile, allora bisogna trovare provare altre Stefano una breve non una replica no, ma no, no il professore con la sua consueta chiarezza ha dato diciamo, la dimensione della scelta Io faccio, del piano sì. o delle pratiche contro l'alto la, calore perché i comuni sono da me perché sono creditori dell'alto calore in maniera autorevole dei è comuni, un fatto dei comuni del centri diciamo, no? dove alto calore, eh, alto calore eh, ovviamente incassa le, le quote e lì è il depuratore della regione quindi lì è anche più eh, complesso cioè, per cioè, ma, ehm, ehm, perché ha tre ma perché va aggiunta il piano cosa fa oltre all'aumento di capitale per dirlo al professore e anche ai telespettatori finalmente tira dentro la regione che rispondendo all'esigenza dell'Irpinia che dà l'acqua in maniera potremmo dire gratuita fino ad oggi applica l'articolo 16,4 della legge e, e interviene. Finanzia per circa 80 milioni la delibera che. Eh, Vabbè, però diciamo. Ristrutturare a che servono? A sì, che no, no, servono? A ristrutturare, ristrutturare le, reti, le reti. A eh, ristrutturare sì. le reti, ad abbassare le perdite, a diminuire il costo Perde. energetico e addirittura ad assorbire il personale in eccesso, finalmente, sui personale lavori. In il piano, il piano in, eh, diciamo, in maniera concreta funziona, anzi. Non c'è manco sì. più lo sperpero per le grandi opere. Fermiamoci un attimo, stemmi, perché tumori. torniamo tra poco. Chiudiamo perché dobbiamo tornare al registro dei tumori. Eh, non si fa l'aumento di capitale, le quote dei comuni vengono messe sul mercato. Uh, Andrea Giorgio, c'è da temere, secondo Confindustria, uh, della gestione del ciclo integrato delle acque dove il soggetto privato esercita un ruolo, una funzione. Eh, se non da dominus, comunque rilevantissima? Ma la discussione tra, tra pubblico e privato ci vede, eh, diciamo, ai miei protagonisti oramai da, 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 da decenni. Questo è un tema che ovviamente non soltanto sulla, sul servizio idrico, ma sulla depurazione, su tutta un'altra serie di... Di aspetti, eh, in qualche modo sembra sempre che quando debba arrivare questo, questo ipotetico privato sia come dire, la sconfitta di un'intera generazione di, non so, se di, se di politici, di, di, di classi sociali e, e varie. La, la discussione in particolare sull'acqua diventa, diventa più sensibile, cioè noi insomma, abbiamo... Abbiamo anche votato per un referendum in cui eh, l'acqua è un bene, un bene pubblico e quindi di conseguenza... Sì, ma lì abbiamo votato, no, 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 non abbiamo capito volevo, bene quello no, che no, abbiamo no, votato, arrivare. perché nel quesito esatto, perché non c'era... Noi abbiamo creduto di, di votare per una arrivavo, cosa, ma non abbiamo è votato... Ci è arrivato, è arrivavo. esattamente eh. questo diciamo, il, il tema, che, che il bene sia, sia, sia pubblico è, è, come dire, è, fuori, è fuori discussione. Poi, se la gestione del servizio di distribuzione si vuole in qualche modo affrontare il team su questo comparto, come su altri comparti, per il quale una gestione effettuata da un privato, un processo industriale, probabilmente più moderno, con dei capitali freschi che in qualche modo vengono messi in campo, con un insieme di competenze che probabilmente va esatto, ad ammodernare il, il, il sistema, con l'uso di tecnologie spinte che anche in alto calore in questo, come dire, va detto, è stata un'eccellenza anni e anni fa sulla tecnologia, si era, già, si era già partito, possa essere una soluzione per fare in maniera tale che ci sia un ottimo servizio a un, come dire, a un prezzo che il mercato poi sempre determina, ma che sia, come devo dire, eh, in qualche modo compatibile con tutto quello che è l'economia dei, dei singoli cittadini, a mio avviso è un tema sul quale prima o poi ci dovremo confrontare perché come diceva il professor Acù, i comuni e tutto l'insieme della macchina pubblica amministrativa regolo, il debito pubblico che teniamo oramai siamo su a livello rispetto su questo a quello Questo qua, mi piacerebbe è, sentire è ma impossibile continuare ad avere. In, in una ulteriore occasione che, che spero il professor Acone ci concederà di parlare di questo dramma silenzioso, assordante, al tempo stesso è trascurato che okay? è la situazione dei comuni italiani ad Avellino stiamo parlando del dissesto eccetera ma siamo di fronte ad una solitudine degli amministratori che non ce la fanno più. Mentre poi in ambito locale non ci accapigliamo di sesto, ripianamento eccetera, c'è una questione nazionale assolutamente trascurata che riguarda gli enti locali, perché da anni si trasferiscono sempre meno risorse, da anni i comuni non ce la fanno a garantire i servizi. Eh, minimi essenziali eppure lo fanno. Il presidente dell'Anci De Cara ha detto se portiamo le chiavi dei nostri municipi al Presidente della Repubblica e al Ministero dell'Interno forse facciamo prima. Cioè la crisi dei comuni italiani non è più congiunturale come si è fatto finta di credere fino a qualche anno fa, è una crisi strutturale, una crisi che per quanto riguarda gli 8.000 e passa comuni italiani l'Italia è una repubblica fondata sui campanili eh è un problema di, 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 di emergenza sociale perché viene meno la coesione del paese se vengono meno i municipi e nessuno fa niente ci divertiamo no. di sesto, ripianamento con... siamo colpevoli non è che non eh, è, è. perché non è che questi si spopolano per ragioni eh, bizzarre perché eh, non, non c'è stata la politica la politica è venuta meno a quelle sue responsabilità. Oggi come oggi scopriamo di essere dei buoni vinificatori. Ma lo potevamo scoprire 30 anni fa quando il mio vecchio amico Rossidori andava dicendo proprio questo a tutti quanti, inascoltato perché bisognava fare i posti di lavoro con le industrie. Avessimo fatto allora le industrie vinifere. ci saremmo portati avanti col lavoro. Ah. Ci saremmo portati... Dobbiamo, correre. Dire, Dobbiamo correre. Quando si fanno gli errori. Che abbiamo fatto tutti, intendo bene, anche il mio partito ha fatto queste sciocchezze. Ma oggi lo capiamo quello che diceva Rossidoria, perché Rossidoria aveva visto già allora eh, qual lei, era il destino di questa Rossidoria, provincia. Io spero che a caso sì, ma il nostro è un pubblico avvertito, quindi Rossidoria <ride> sa chi è, sono i più giovani che forse no, dire, hanno qualche. Guarda che i più giovani sono quelli che fanno le, le aziende vitivinicole. Sì, eh, sì, quindi eh beh, quelli magari, molto quelli molto magari la lezione di Rossidori <ride> la conoscono. <ride> Dobbiamo correre per poi chiudere su alto calore eh, e su un altro tema con il professor Acone. Eh, abbiamo visto eh, i morti per tumore: eh, 3.362 nel triennio 2010-2012, l'età media della mortalità in provincia di Avellino. Dottoressa Camerlengo, eh, vediamo questo altri due grafici che riguardano i casi mortali più frequenti in provincia di Avellino in questo in questo... Triennio è per gli uomini è il tumore mamma al polmone, seguito dal coloretto, vescica, fegato, prost prostata, eh, prostata eh, leucemie, il linfoma eh, non H e il mieloma. Per le donne eh, i casi mortali più frequenti vedono in testa il tumore eh, come prima causa, il eh, tumore alla mammella, coloretto ritorna, il polmone, fegato, pancreas, stoma utero, linfoma, l'infoma non, non H. Se volessimo leggerli in maniera insomma, più comprensibile, nel senso che significano questi dati, lei che cosa mi potrebbe dire, ci potrebbe dire. Allora, ehm, che sostanzialmente la, la patologia neoplastica che colpisce gli uomini e che ha, una, come ho detto prima, un esito infausto è quella del polmone, e nelle donne quello della mammella. Al secondo posto si muore per neoplasia del colon retto, sia nel, nei maschi che nelle Donne, sia negli uomini che nelle donne. Questo è uno di quegli esami gratuiti che non fa registrare una Sì, disponibilità Per cui vale lo screening, invece, certo, vero? per lo screening del colon retto, sì, è quello della mammella, appunto, che sono... E come mai questa, questa, la mammella, il tumore della mammella resta il primo? Anche perché come dire, è, è, la, è il tumore di cui più si è parlato in questi anni, si è fatta molta prevenzione pubblicitaria, tra virgolette, eccetera. Come mai persiste questo dato come prima causa di morte per le donne? Perché è quello che il tasso di incidenza ci dice essere quello anche più incidente, cioè quello per mm. cui si trovano anche eh, più facilmente prime diagnosi, questo, eh, cioè un'incidenza maggiore. Ecco, nuovi casi. Sì, eh... l'incidenza rappresenta appunto i nuovi casi diagnosticati in una popolazione definita che è quella appunto dell'Asa di Avellino e in un periodo ben stabilito che nel nostro caso è il triennio 2010-2012. 2012. 2012 sì. Sì. Eh, diceva anche qui il nostro ospite la settimana scorsa, il professor Gridelli, per rispondere diciamo all'allarme, alle preoccupazioni legittime, giustificate. Di alcune zone della nostra provincia, penso alla Valle del, del, del Sabato, dove insomma, eh, il registro dei tumori ci darà delle indicazioni sulle microzone, eh, soprattutto in quelle dove in qualche modo c'è la connessione tra inquinamento ambientale e patologie correlate in qualche modo, eh, soltanto nei prossimi anni, perché questi tre, tre anni non sono giudicati. Eh, diciamo sufficienti non... per, per poi andare a vedere no, nelle microzone? così? Non, sono abbastanza, non abbiamo una numerosità abbastanza importante per, per definire questa correlazione, questa eventuale correlazione. Pertanto, negli anni a venire sarà sicuramente eh, fatto un focus anche su mm. questo eventuale eh, su questa eventuale connessione. Ecco, e nel frattempo queste preoccupazioni, questi, questi allarmi eh, nelle comunità, insomma, succede che in una piccola comunità se in un anno muoiono otto persone di una malattia tumorale e magari quella comunità sta vicino a stabilimenti, eh, situazioni di inquinamento ambientale, è portato a, a, a collegare eh, che, che, che valore ha? Ha un valore la preoccupazione legittima di, di, di quelle comunità dove accadono queste cose, da un punto di vista invece eh, medico-scientifico. Medico-scientifico non abbiamo ancora i dati mm. per poter. Ehm, definire in maniera eh, come dire, precisa eh, questa situazione, ma certamente eh, non abbiamo nessuna preoccupazione, diciamo, dati i tassi di incid incidenza. fornito questi dati? Accreditati, eh, ci tengo eh, a rappresentare che questi sono tutti dati eh, accreditati, quindi perfetto, che, 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 che rispondono a degli standard di qualità eh, nazionali e internazionali. Adesso che sappiamo, certamente. In maniera certificata, questo che abbiamo visto nei grafici, sì. che fate? Continuiamo. Che mettete in campo. Allora. Oltre a, dire, a raccogliere dati. Per, per i successivi anni. Allora, sicuramente il registro tumori è uno strumento di monitoraggio della situazione della patologia sì. oncologica. Eh, serve per la programmazione sanitaria e quindi per valutare l'eventuale programmazione di servizi anche territoriali che rispondano alle esigenze eh, che questa patologia purtroppo eh, dà eh, e poi sicuramente ha una ricaduta sugli screening perché è una valutazione anche dell'attività di prevenzione secondaria. E quindi secondaria. tra le attività devo presupporre che l'ASL Avellino incentiverà diciamo così la prevenzione eh, campagne mh, eh, contro il fumo magari, anche sul cancro del polmone, e anche... eh, le accortezze che riguardano invece gli stili di i vita. comportamenti, gli certo, atteggiamenti che devono avere le donne rispetto alla mammella. Insomma si metteranno in moto politiche di questo tipo, sì. devo immaginare. Si incrementeranno Altrimenti, quelle che ci sono. Ci no, no, riguardiamo certo. e certo aspettiamo no, i prossimi. Le ho spiegato appunto ecco, quali sono accade, le accadrà. Assolutamente sì, accadrà. ma quello che già accade di fatto le campagne per lo screening ma Mario, esistono, si fanno nell'Asia di Avellino e quindi è importante. comunque bene, Così bene. come quello del colon retto, ce li abbiamo. abbiamo Buon aggiunto. lavoro perché state Grazie. facendo un lavoro molto importante, eh, molto, davvero molto, molto importante, anche per, eh, come dire, per dare una qualche risposta eh, ai tanti drammi eh, che, che, sì. che, che, che viviamo anche nella nostra, nella nostra eh, provincia. De Stefano. Eh, bisogna fare questo aumento di capitale di 25 milioni i sindaci dicono non solo non abbiamo soldi ma siete voi che ci dovete dare 27 milioni a noi più o meno no, 20, 20, 20, 25. 25, loro dicono 25-27 comunque eh, eh, la proposta del piano Pozzoli è quella di spalmare in quattro annualità la quota parte che ogni singolo comune deve corrispondere per questo aumento di capitale una quota parte che verrà compensata cioè che alla fine sarà quello che viene fuori dal dare e dall'avere certo. cioè ciò che i comuni devono avere ad alto calore gli verrà scalato in qualche modo dalla quota che verrà spalmata poi su quattro anni questo comincia è anche a abbattere il debito è possibile perché se tu hai 20 perché... milioni scendi a 115 mm -hmm. per esempio quindi è possibile farla questa cosa cioè, è, è, è abbordabile sì, perché il piano si sposa come dicevo con altre azioni quale quello del, del combattere, combattere diciamo, mondo, ovviamente mondo, la riscossione del, del credito, eh, lavorare attraverso il piano che c'è sulle, sulle reti per diminuire i costi energetici, c'è il piano di Cassano, non dimentichiamo che noi lì abbiamo avuto il finanziamento. Per ehm, ammodernare l'impianto, quindi rendere molto più rare le interruzioni del servizio e poi rifare tutta la sottostazione di energia elettrica che non si faceva dagli anni 70. Ancora, lei prima parlava dell'ambiente, eh, tutto quello che abbiamo lasciato come finanziamenti e progettazioni per la depurazione, insomma c'è una bella eredità mm. che eh, deve essere ovviamente realizzata con una società moderna e lì ovviamente anche la dicendo, parte sindacale deve che... fare la propria parte io però volevo dirti una cosa all'audizione, ha fatto un anno, eh, di un anno fa in Parlamento io dissi proprio alla fine che è... c'erano società pubbliche e società private un po' per riprendere mm. il concetto di prima di Andrea Giorgio di... o del professore Acone eh, le, le, la gente, a mio parere, non è che ti viene a sindacare se la gestione è pubblica o privata. Io dissi a chi c'era lì, vi siete fermati un anno prima di mh, eh, emanare la nuova legge che è disciplina, che non, non dimentichiamo che questo è un mercato che lo regol regolato. E il cittadino non è che guarda eh. se la gestione è pubblica o privata, il cittadino guarda se la gestione è efficiente, se la gestione diciamo. E eh, dal ehm, punto di vista economico tiene, eh, tiene, eh, delle tariffe, del tiene delle tariffe eque e se riesce a Quindi, creare anche sviluppo, sono tre requisiti che l'Irpinia ha. Lei mi sta dicendo che, insomma, se, questo, se, se, se parte questo piano, c'è anche da guadagnare per tutti soprattutto per gli utenti assolutamente i consumatori sì, quindi la sì, no, mi dica solo una cosa adesso in conclusione abbia pazienza il comune di Avellino deve avere ad alto valore 4, 4 milioni. milioni la quota parte per l'aumento di capitale è 2 milioni 2 ma il sindaco, il sindaco dice io non faccio nessun aumento di capitale primo anche lui soldi non ce ne sono poi perché la Strategia del comune di Avellino è quella di eh, realizzare un accordo con vari ministeri, tra cui Toninelli, io quando sento Toninelli ma insomma. Ho il pregiudizio, devo dirlo, nei confronti di questo Ministro, quando sento Toninelli metto mano alla mia pistola d'acqua perché sono sempre molto preoccupato quando Toninelli c'entra in qualcosa, ma comunque il sindaco Avellini dice in, infrastrutture, ambiente eccetera, li metto insieme e loro mi risolvono il problema dell'alto dell calo. calore, nel frattempo c'è una legge regionale, la legge badia, la legge regionale, insomma... Di che stiamo parlando? No, si dispiace, può fare questa cosa? Non c'è De Angelis, poi lo aspettiamo per, per, per avere spiegazioni su questo, ma ovviamente occorre studiare e capire di fronte a che mondo siamo e viviamo, perché oltretutto la A parte materia... la filosofia, ma... è fattibile questa no, roba che dice è il sindaco di Quellusa? Io penso che bisogna prendersi le responsabilità, eh. il sindaco già è sindaco da cinque mesi e intanto il debito aumenta, la sua società, perché lui è il primo azionista, può morire e nel frattempo ci sono anche le sue responsabilità, non dimentichiamo che la Corte dei Conti sta indagando anche su debiti e crediti dei comuni e nel frattempo anche su quelli eh beh, del Comune di quindi il sindaco se non, insomma voglio dire... No risca... perché alla fine si minacciano sempre gli altri di queste eh. cose ma bisogna capire che quando ci sono responsabilità di governo poi si risponde Certo, il fallimento dell'alto calore praticamente farebbe perdere bei soldini anche Tutto, tutti, soldini, tutti i soldini che il Comune di Avellino uh, deve, eh, insomma noi noi speriamo che il comune di Avellino, insomma, a posto di fare queste gite turistiche a questo punto a Roma insomma, si, si applichi con dedizione e attitudine alla, alla, alla eh, questione. Eh, professor Agoni, siamo alle battute finali, ma sto sindaco 5 come le pare? Sì, ma lo, se è per questo manco gli elettori lo conoscevano, però hanno dato un segnale, il sindaco, che è persona di, di, di qualità, per carità, di quando dicono lo conoscevano. Non lo conosco, è non perché, è per colpa mia, insomma. Sì, lo... ma come le sembra dalle voci che ma ha non, lei? Ma non, non, non lo seguo proprio. Non, non segue proprio? Non seguo proprio, mm. perché non vedo di che cosa potrei, quale, quale curiosità mi può... Ah, lei ormai vive per la curiosità, c'è una cosa no, non la incuriosisce, io, 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 non la segue. Quello poveretto io lo, lo combianco, perché con la situazione che ha trovato, non so come sia competente, fino a che punto è competente, però è una situazione irreversibile quella del Comune di Avellino, c'è poco da fare. Lei sa, sta lei sa che questi 4 milioni famosi, sì. di cui parlavate prima, sono tutti pignorati dai creditori che sono i comuni. Che hanno ignorato il, il credito del comune di Avellino, il debito che c'ha nei confronti dell'alto calore perché loro a loro volta sono creditori dell'alto calore. Eh, è cioè, un labirinto, un meccanismo, eh, un ma, un perciò, meccanismo infernale. Perciò, perciò io dico: occorre cioè, veramente. Parliamo di cose... Con grande rigore sulle cioè, cose, con grande loro, competenza. Il non fatto che, che, che loro vogliono colloquiare col sindaco per trovare una soluzione passa attraverso. I blocchi che hanno creato gli altri comuni non solo della provincia di Avellino. Che, che il sindaco non può, come dire, considerare inesistenti. Mm. Quindi fa tutte, fate tutti gli accordi che volete, ma bisogna pagare questi comuni qua. Se no, gli accordi come li fate? Eh, insomma, è un bel, un bel eh. problema eh, rispetto al quale, insomma, non non, non, nessuno può uscirsene con. Con slogan oppure con soluzioni? Ma nemmeno De Luca. Ma nemmeno De Luca? Ma perché... ah, quelli intanto 60 80 sì, vabbè, Ma non è questo il, il problema: il problema è che eh, l'Equitalia famoso, l'Equiacqua come si chiamava? Eniacqua, mm. è, è, ecco, è, è quella regionale. Allora facesse eh, fare qualcosa da, a livello regionale per trovare una soluzione, ma se no, come si trova questa soluzione? Non ho Con i abbiamo. debiti non si fanno crediti. Non si trasformano in crediti. Come devo dire? Eh, C'è bisogno di scelte coraggiose, bisogna fare. Le faranno, Andrea e Giorgio. Ma io penso proprio di sì, cioè, nel senso che non, non è immaginabile che in provincia di Avellino sì, non, non sì. si metta a patrimonio il bene più prezioso che abbiamo, che in genere è il bene più prezioso del, dell'umanità. Cioè L'acqua è come dire, la, la, la fonte ora non per diciamo fare richiami particolari ma insomma è la fonte principale è il, è il vero petrolio che, che abbiamo è inimmaginabile su, su questo discorso non, non si riesca a trovare una, una quadra che insomma vada oltre le beghe di partito le beghe, no, di, no. le beghe di discussioni fra più o meno tecnici, pseudotecnici enti contro enti un regime burocratico che certamente non, non, non aiuta cioè vanno fatte delle scelte a mio avviso insomma lungimiranti, ponderate, che guardino al, al futuro. Io poi ho la mia personalissima idea, non so, voglio dire a Lello che, che ne pensa, ma Alto Calore da questa situazione ha tutte le condizioni per potersene uscire eh, da sola, cioè non è una... Una situazione irreversibile. Sì, non sì, è, una è il, piano, il piano traccia la strada in maniera rigorosa. cioè A mio avviso ci sono tutte le condizioni Basta perché non... alto calore rimanga alto calore, ovviamente con un modello che non può moderno, essere quello che, che abbiamo moderno, visto. Ma infatti che che non, non ripercorre. No, infatti io ringrazio Andrea perché che non riporre, alla fine non la il modello mette... di gestione sicuramente mette, cioè in luce, che no, portato... mette in luce il punto vero. Cioè, eh, L'alto calore, ancora oggi per dirlo al professore in maniera anche meno appassionante che nei dibattiti degli anni passati, eh, si traduce solo in accuse reciproche, in invidie, in questioni interne che, che nulla poi esplodono all'esterno, all all non ha nessun senso, cioè, voglio dire oggi occorre invece una grande sintonia. Io ho provato a farlo, nel senso che nel mio periodo c'è stato il voto quasi sempre unanime, superando un po le incrostazioni politiche. Abbiamo anche tracciato una strada, se c'è adesso la volontà positiva si può salvare, come diceva Andrea, con le nostre. La nostra forze. invece di strada è momentaneamente terminata, abbiamo esaurito il nostro tempo. Caro professor Aconi, io spero che lei venga a trovarci più spesso. Ah. Io sono uno degli anti, diluviante eh, E appunto, facciamo una mostra sul passato. Facciamo una cosa dobbiamo, preistorica così. descriviamo <ride> i dinosauri. Vabbè. Insomma, dobbiamo. No, invece il professor Acone eh, oltre ad essere la personalità e la saggezza mm -hmm. che è, insomma, saremo molto lieti e io cercherò di, di incalzarla. Nelle prossime settimane so bene che abbiamo annoiato la dottoressa Longobardi con i nostri discorsi. Qual è la cosa che ha trovato più interessante delle cose che, che hanno detto questi signori? La dottoressa Qual è la cosa più, più che più la... Non mi faccia questa domanda. No? <ride> no, no. Le apprezzate tutte, tutte le cose che assolutamente. lei dice. Così, così baci e abbracci, va bene. va fuori da questo. <ride> va bene, io vi ringrazio, vi ringrazio davvero molto. Grazie a Lello De Stefano. Rinviamo questa sorta, non di confronto, ma insomma, di opinioni autorevoli diverse insomma, per aiutare a capire soprattutto di più noi, insomma, poi alla, alla, alla fine. Grazie quindi Lello De Stefano, alla dottoressa Donatella Camerlengo, responsabile del registro tumori di Avellino, grazie al professor Modestino Acone, e grazie a Andrea Giorgio, vicepresidente di Confindustria Avellino. Il tema dell'acqua e dell'alto calore in qualche modo... Lo riprenderemo domani sera quando eh, a studio sera ci saranno ospiti diversi consiglieri comunali di Avellino. Ci sono tutta una serie di incroci nelle prossime ore, nei prossimi giorni, probabilmente decisivi per continuare o fermare la consigliatura inaugurata il 24 giugno scorso. Vedremo domani a che punto saranno arrivate le cose e a che punto sarà arrivato il mondo. Grazie di nuovo, grazie ai colleghi che hanno. Lavorato eh, con me a questa puntata di Studio Sera, Francesco Rinaldi in studio, Vincenzo eh, Trombetta per eh, le grafiche, eh, Alfonso Tarantino e in regia Silvana Picariello. Appuntamento dunque a domani sera 21.30, anche streaming su eh, Prima TV con Studio Sera. Buona, buon buona, buona continuazione di serata, arrivederci. Child, now it's showing its own face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets.